Wild Hair Parrucchieri. Si prende cura dei capelli a 360 gradi. Wild Hair Parrucchieri. Veri maestri di bellezza. IGEA, il percorso donna, cura e prevenzione di genere. Un progetto presentato questa mattina nell'Aula Magna del Moscati di Avellino, che partendo dalla legge Lorenzin promuove un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale diversificato per gli uomini e per le donne. Una presa in carico integrata e multidisciplinare in base alle stagioni della vita della donna, che spesso si reca in ospedale per una patologia conclamata, ma che non sa di essere a rischio per un altro tipo di malattia. A volere fortemente questo progetto sperimentale, il direttore sanitario del Moscati di Avellino, Maria Concetta Conte. Noi abbiamo fatto, diciamo, un passo in più. Quello che abbiamo voluto fare, abbiamo voluto sottolineare le differenze che ci sono nelle malattie e nelle terapie tra uomini e donna. E nel corso di quest'anno, attraverso i tavoli tecnici, attraverso i dati che abbiamo estratto dal nostro database, è venuto fuori che il percorso si poteva articolare all'interno del Moscati in un modo semplice, perché in qualche modo erano cose che noi già facevamo, però ho bisogno di reingegnerizzarle, quindi in pratica di mettere in un percorso di accettazione della paziente che presentasse determinati fattori di rischio, senza che la paziente potesse sapere effettivamente che lei era a rischio di avere un altro tipo di malattia. Quindi diciamo che è una sorta di prevenzione secondaria che noi facciamo, che noi rivolgiamo alle nostre pazienti, perché noi partiamo col percorso con le pazienti già ricoverate. Abbiamo intenzione di sperimentare il percorso per un anno circa e poi di farlo anche in forma ambulatoriale, però prima dobbiamo essere sicuri, perché comunque è sperimentale, dobbiamo essere sicuri che stiamo costruendo qualcosa di giusto. A promuovere l'incontro, la Commissione Pari Opportunità della Regione Campania, che ha inizialmente promosso gli incontri nelle province campane per far conoscere e sostenere percorsi virtuosi come IGEA. Noi intendiamo come Commissione Pari Opportunità portare avanti un progetto itinerante nelle varie province della regione per vedere qual è la situazione della medicina di genere. Una cosa che si attende da più di 20 anni, perché fu appunto più di 20 anni fa che si parlò di medicina di genere, però ancora oggi è difficile, anche perché si parla anche di insegnamento nelle scuole, nelle corsi di laurea di medicina, della medicina di genere.